Ti mostro come fare la pasta con i funghi finferli e salsiccia. Io ho utilizzato un formato spaghetto. Io questi finferli sono andata a lavarli sotto l'acqua e ho usato 189 grammi di funghi. I funghi più grandi li ho tagliati in più parti, invece quelli più piccoli li ho aggiunti alla ricetta direttamente così. Io ho messo nella mia padella un po' di olio di oliva e ho spellato una cipolla e l'ho tagliata finemente per un taglio da soffritto. Essa pesa 109 grammi e dopo averla fatta imbiondire ho aggiunto due salsicce alla pentola sgranandole con le mani per averne più pezzi. Il peso di entrambi le salsicce è di 167 grammi complessivi. Devi cuocerle fino al cambio di colore. E mentre cucinano, con il cucchiaio di legno continua a sgranarle ottenendo pezzi più piccoli. Dopodiché prendi una carota, la mia pesa 85 grammi e sono andata a tagliarla prima in piccole parti, quindi piccole rondelle, e poi sempre con un coltello l'ho tritata per poi aggiungerla alla padella. Essa si deve cuocere ed ammorbidire, quindi aggiungi 300 ml di acqua, poi prendi un ciuffetto di prezzemolo e dividi le foglie dai gambi. Tu a questo punto devi tagliare in più parti i gambi del prezzemolo e aggiungerli in cottura assieme alle carote. Insomma, una volta che le carote e i gambi si sono ammorbiditi, aggiungi i funghi finferli che hai preparato prima. Essi dovranno cuocere perlomeno per 10 minuti, poi spezie. Io come spezie ho aggiunto pepe nero macinato, sale, timo, aglio in polvere e le foglie di prezzemolo che ho tritato con la mezzaluna. Ovviamente quest'ultime le ho aggiunte a crudo con il fuoco già spento. Poi ho conservato parte del sugo che ho fatto anche per altre volte mettendolo in un barattolo e ho già cotto gli spaghetti che ho messo in padella. Per aiutarti a mescolare meglio aggiungi un po' di acqua di cottura, io ho aggiunto un mestolino. E ho anche aggiunto un filo di olio di oliva a crudo che ho solamente scaldato un po' in pentola. Ovviamente assaggiate la pasta per vedere se dovete fare delle aggiunte di spezie. Io ho messo in più sale, pepe nero e del prezzemolo. Comunque ti aspetto nel mio prossimo video. Ciao!